L'Unione Europea ha dato prova di straordinaria unità. Siamo uniti nel condannare con forza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Siamo uniti nell'imporre sanzioni nei confronti di Mosca. E siamo uniti nel rispondere all'appello del presidente ucraino Zelensky, che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari, militari, per difendersi dall'aggressione russa. Questa unità, anche con gli alleati della NATO e del G7, è la nostra principale forza. È essenziale mantenerla nell'affrontare tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull'Unione Europea, come l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina, la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese. Il governo è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto. Nella giornata di ieri ho telefonato al presidente Zelensky, a cui ho ribadito la solidarietà del governo e del popolo italiano. Nei prossimi giorni incontrerò il primo ministro polacco e mercoledì pomeriggio o sera, mi pare che sarà fissata una conversazione telefonica con il cancelliere Scholz. L'Ucraina è parte della famiglia europea e l'Italia intende continuare a sostenerla. Siamo in contatto con tutti i partner principali dell'Unione Europea e con la NATO e il G7. Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno a essere eseguiti nei prossimi giorni. And I would really like to see analogous, similar measures being taken by all our countries. La Banca d'Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate e di fornire dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e sulla natura dei beni. Voglio ringraziare il Ministro dell'Economia, la Banca d'Italia, la Guardia di Finanza per l'eccellente lavoro fatto finora. And now we have to act, all of us, with speed on this point. L'Italia sostiene pienamente l'Unione Europea anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell'accoglienza. Sono valori fondanti dell'Unione Europea e principi che l'Italia mette in pratica da anni. Il 3 marzo abbiamo sostenuto la storica approvazione dell'attuazione della direttiva europea sulla protezione temporanea degli sfollati a beneficio di chi fugge dalla guerra in Ucraina. Abbiamo già stanziato 110 milioni a favore del governo ucraino e stiamo intervenendo per aiutare i rifugiati con aiuti finanziari e materiali sanitari tramite la Croce Rossa, la Protezione Civile, la cooperazione italiana. Continueremo, come sempre, a fare la nostra parte, anche grazie al lavoro che stanno facendo il Ministero dell'Interno, le prefetture, e devo ringraziare in particolare i sindaci di tanti comuni italiani. Nel colloquio di oggi, come ha detto la Presidente von der Leyen un attimo fa, affronteremo i temi dell'energia. Discuteremo essenzialmente di diversificazione, riorganizzazione e compensazione a tutela di cittadini e di imprese. L'Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo. Sabato ho sentito al telefono l'emiro del Qatar, Al Thani, con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri paesi. Voglio ringraziare il ministro Cingolani, che è qui con me oggi, e il ministro Di Maio per il loro impegno su questo fronte. Discuteremo di questo e altri temi oggi e nel vertice informale di giovedì e venerdì a Versailles. Grazie.